che è entrato nel 1975 in Videocolor, praticamente l'ho vista crescere. Da un 30 pezzi orari che si facevano, siamo arrivati a farne 180 a forno. Prima erano 3 forni, poi sono diventati 5. Sono partito praticamente da operaio, piano piano risalito fino a diventare machine attendant. In pratica avevo la conduzione di 3 forni per quanto riguarda l'approvvigionamento della produzione, gli scarti, il controllo degli scarti, via dicendo. Senza contare poi che tutti i sabati e le domeniche di straordinari che, ringraziando il cielo, con la videocolor mi hanno permesso di fare tante cose, crescere i figli, portare avanti la casa e via dicendo. 2000 è arrivata la botta secca. 2000 sono arrivati gli indiani, sono stato fuori sei mesi, e mi mandarono a chiamare prima inizialmente per un lavoro di smontaggio. C'erano alcuni reparti che andavano smontati, bisognava recuperare i motori riduttori, fotocellule, tutta roba di valore, e andava a catastare tutta una parte. Il resto della parte, è da precisare una cosa, che era un reparto nuovo, la dry line, mai utilizzata. Il resto è stato portato via da un trattore, cioè sradicato, praticamente è stato sradicato da terra, portato via, messo dentro ai cassoni e buttato via come ferro vecchio. Roba nuova, mai utilizzata. Poi, dopo un fermo di un altro mese, finito questo lavoro qua, un fermo di un altro mese, mi mandarono a chiamare perché io conoscevo la lingua inglese. E con gli indiani in magazzino, per cui mi sono dovuto riciclare un'altra volta da tecnico di reparto a essere magazziniere, e facevo da tramite tra la produzione e gli indiani, che erano quelli che ci dicevano quelli che ci dovevano fare. 5 anni. E oggi come ti senti? Oggi mi sento moralmente a terra, che non vedo via d'uscita. Non ci sta via d'uscita perché non... Cioè, gli hanno permesso di fare quello che hanno fatto, conoscendo che era la stessa famiglia che ha ridotto a zero la Necchi. Non scordiamoci che la Necchi a Pavia era leader nel mondo per quanto riguarda le macchine da cucire. Io parlo solo per quello, non essendo a conoscenza di altre cose che facevano. Hanno portato avanti quella fabbrica per altri 5-6 anni, se non vado errato. Poi hanno fatto lo stesso giochetto che hanno fatto lì in Videocolor da noi. Ci sono portato via tutti i macchinari, tecnologia italiana, che noi non eravamo secondi a nessuno, tecnologia italiana. E poi hanno messo sull'astrico più di 200 famiglie. Qui hanno messo sull'astrico 1300 famiglie.